Naturalmente io evito i ringraziamenti a Giacomo perché altrimenti potremmo rimanere qua tutta. Ma si sente? Perché è stato un bel lavoro quello che abbiamo svolto, che opportunità bellissima che mi è stata offerta appunto dall'entusiasmo di Virginia e Clemente, che vorrei dire sono i miei unici cugini, quindi potete immaginare. E anche lo zio era mio unico zio. Mi vorrei un attimo riallacciare a quello che ha detto l'architetto Grosso a proposito dello studio dello zio Angelo, di Angelo Napolitano. Perché non so se si sente meglio da qua. Sì, deve accendere. È acceso. Perché lo studio e la casa sono elementi molto molto importanti, come vedrete dai quadri, della poetica di questo artista. Perché nell'affrontare il progetto della mostra ci siamo trovati di fronte a una grandissima quantità di materiali diversi, perché lui veramente affrontava, e questo è un aspetto molto molto importante, ogni settore della sua attività con un entusiasmo straordinario e con una vena creativa potente. Cioè lui ha fatto degli album enormi di disegni anche semplicemente per insegnare ai bambini a disegnare. Noi non li abbiamo potuti esporre perché erano molti. Ci sono decine di disegni di architettura, appunto album per l'insegnamento, album per la ceramica, album per i gigli, una quantità enorme di materiale che lui produceva proprio perché aveva una fortissima vena creativa, enorme, e settorialmente si dedicava ai vari argomenti. Fra gli altri, quindi quando si è dedicato all'architettura, si è dedicato all'architettura producendo moltissimo, e sempre però la sua scelta nell'ambito dell'architettura è stata orientata verso la modernità. Quando si è parlato della casa del mutilato e della scultura della statua del mutilato, della casa del mutilato, quella bellissima ceramica, che colpisce tutti quando passano di là perché è veramente molto forte come impatto nel contesto urbano, anche me ha colpito. Però studiando le cose, studiando un po' anche Nola, ho notato come quella scultura sia vicino, rappresenta una vittoria, perché la casa del mutilato era dedicata ai mutilati della Grande Guerra. In quell'epoca, in quegli anni c'era ancora forte il ricordo di questo evento. Ed è vicinissima, se ci fate caso, chi conosce la città lo verifica, al monumento ai caduti della Grande Guerra, che è del 1926. Lì quel monumento, che pure è dedicato alla Grande Guerra, è molto descrittivo, è molto antiquato, se vogliamo, come molti monumenti. Lui, che fa una casa dedicata ai caduti della Grande Guerra, fa una scelta di rottura totale, in un certo senso, anche se molto elegante e molto equilibrata, di mettere una scultura di ceramica colorata in un edificio moderno, razionale, semplice. Quindi lui lo fa con la coscienza precisa di fare qualcosa di nuovo, però sempre molto elegante, molto discreto, senza voler fare questa cosa strepitosa. Una cosa perfetta, diciamo adeguata a creare nell'ambito della stessa città un polo moderno, per dire la stessa cosa che nel 26 era stata detta con un monumento antico. È un processo questo che denota una sua attenzione verso le cose talmente forte che, ecco, non è che lui si era annoiato dell'architettura, ma siccome quando faceva una cosa la faceva a 360 gradi, poi smette di fare l'architetto e si dedica all'arte con una tale intensità, anche in questo caso, un'intensità come se produce tutta la sezione della Nola inedita, che è come un conoscere riappropriandosi di una realtà che lui sente, perché era una persona di straordinaria sensibilità, che rischia di perdersi, cosa vera peraltro, perché molti angoli si sono persi.
Nel fare questo, però, è come se si risvegliasse in lui una vena creativa molto forte nel settore artistico, mentre invece prima l'aveva sviluppata nel settore architettonico, nella ceramica, nella creatività dei gigli, nell'enorme quantità di cose. E si comincia, mentre nell'architettura era stato attentissimo alla modernità, invece comincia a recuperare l'antico e gradualmente inserisce questi elementi dell'arte antica nelle sue opere. E vengo all'inizio che ho fatto, cioè lo studio. Le sue opere sono creazioni di studio, perché lui in questo studio le elaborava. È vero che lo studio era sempre diverso, perché me lo ricordo anch'io, che io in quella casa ho abitato. Lui era sempre lì, in questa stanza, circondato da oggetti, circondato da visi da carte, il tecnigrafo che oggi non esiste più, i fogli, questi rotoli, questi album, le fotografie, i libri d'arte, le riviste. Era sempre un mondo in fieri, dal quale lui traeva queste opere che sono come se volesse rappresentare questo fluire di cose d'arte che lui aveva nell'anima, aveva nella testa, e che riesce a riproporre in questi assemblaggi che sono incredibili composizioni, in cui c'è un'opera di Bernini, un pezzo di Michelangelo, quasi a voler dimostrare la profondità della cultura di cui la sua cultura è composta. E questo è un messaggio al quale noi, che siamo di una generazione ancora successiva, non possiamo rinunciare, perché la nostra cultura, noi possiamo essere anche più ignoranti della faccia della terra, però abbiamo questo nel nostro background, nel nostro passato. E come si dice, la memoria è un progetto. Questo noi non possiamo perderlo, perciò è importante l'operazione del museo, è importante che una mostra sia fatta qui, è importante che certi elementi della nostra cultura vengano riconosciuti in certe sedi, perché è solo attraverso questa, diciamo, riappropriazione sociale, riappropriazione culturale, che possiamo realmente creare una progettazione adeguata allo sviluppo della nostra cultura, perché altrimenti rischiamo, come ha detto, se non abbiamo lo strumento della catalogazione per non perderla, però abbiamo anche lo strumento del trarre dei progetti dalle cose, progetti non che dobbiamo rifare quello che facevano loro, però elaborare dei modelli, ecco questo.